Riattivare cellule cerebrali in persone clinicamente morte. È questa la ricerca stile Frankenstein di una società biotech americana. La BioQuark potrà così dare il via alle prime sperimentazioni di rianimazione su 20 persone clinicamente morte a causa di gravi lesioni al cervello. Per quanto possa sembrare incredibile, fare ciò, secondo questi ricercatori, sarebbe tecnicamente possibile. Il team di ricerca proverà diverse pratiche: cellule staminali iniettate nel cervello, stimolazione dei neuroni già utilizzate per svegliare persone in coma. Le altre procedure includono un miscuglio di proteine da iniettare nell'encefalo e pratiche di sollecitazione del midollo e dei nervi spinali. La sperimentazione sarà realizzata dal dottor Callisto Machado, che effettuerà i test presso l'ospedale Anupam in India e continuerà a monitorare i pazienti anche nei mesi successivi, al fine di valutare la risposta sulla riattivazione neurologica. Ma non si scaveranno i cadaveri, infatti le persone sottoposte a questa sperimentazione sono state certificate come clinicamente morte e tenute in vita artificialmente, con le macchine, permettendo così una respirazione automatica e un'alimentazione via endovenosa. I soggetti scelti saranno mantenuti in questa condizione per diversi mesi, durante i quali saranno tenuti sotto controllo con diverse strumentazioni, per vedere quali eventuali segnali di rigenerazione si possono cogliere. Saranno osservati soprattutto i centri vitali del midollo allungato, quella regione tra la nuca e il cranio che regola la respirazione e il battito cardiaco. Il team vuole constatare se le cellule staminali del cervello possono riprendere a vivere rigenerandosi, così come si è visto accadere in alcuni animali. In tal modo, secondo gli scienziati, si potrebbe anche contrastare lo sviluppo di malattie degenerative del sistema nervoso. Se i primi riscontri saranno positivi, la ricerca aprirà soprattutto nuove strade per quelle terapie nei pazienti con lesioni cerebrali e patologie come il Parkinson e l'Alzheimer. Una sperimentazione davvero molto ardita, forse troppo, che fa nascere anche problematiche bioetiche. Voi cosa ne pensate? Lasciatelo scritto nei commenti. Ringrazio dell'attenzione, vi saluto e vi rimando al prossimo video.